Primo piano, come sempre, il bollettino Covid Abruzzo, oggi giovedì 29 aprile 2021. Per tutti i dettagli, per tutti i particolari, ci colleghiamo con la nostra Anna Di Giorgio da Palazzo Silone all'Aquila. Buonasera, Anna. Buonasera Massimo, buonasera a te e ai telespettatori del TG8. Dicevi bene tu, siamo all'Aquila, davanti all'auditorium di Palazzo Silone, insieme agli altri colleghi della stampa, perché proprio dietro questa porta che vedete alle nostre spalle si è conclusa da poco la riunione dell'unità di crisi regionale per l'analisi degli ultimi dati in Abruzzo, che poi determineranno le colorazioni dei vari comuni abruzzesi. Tra pochissimo dovrebbe uscire anche il governatore Marsilio e poi sentiremo direttamente dalle sue parole quali sono i comuni che insomma entreranno o usciranno dalle zone a maggiore o minore restrizione, ma intanto durante questa attesa parliamo dei dati del bollettino sanitario di oggi, di questa giornata di giovedì 29 aprile 2021. Vi diciamo che oggi in Abruzzo si contano 195 nuovi positivi di età compresa tra 3 mesi e 96 anni. Sono stati individuati su 4.431 tamponi molecolari e 2.492 tamponi rapidi. La percentuale di positivi è del 2,8%. I deceduti purtroppo, la voce dei deceduti registra in questo caso un più 6 e sale a un totale di 2.397. Le persone decedute registrate in questo bollettino hanno un'età compresa tra 69 e 95 anni. C'è però anche la voce dei dimessi guariti che oggi conta un più 193 e rispetto ai più 195 positivi di oggi vedete bene insomma che c'è uno scarto di soltanto di 2 unità, quindi sono dati in questo caso che lasciano comunque ben sperare. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono in tutto 8.551, questa voce fa registrare un meno 5. Gli ospedalizzati per Covid sono 382 in tutta la regione, il dato decresce di 7 unità. In terapia intensiva ci sono 39 posti letto occupati, il dato scende di meno 3 unità con più 2 ricoveri. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono invece 8.130 persone, dato questo che fa registrare un più 5. E veniamo alla specifica sulle varie province, perché di questi 195 nuovi positivi la provincia che fa registrare il maggior numero di positivi al Covid è quella di Teramo, che conta più 80, seguita da quella di Chieti con più 59, poi L'Aquila, la provincia, parliamo sempre di province, con un più 50 e infine Pescara con un più 7. E quindi tra pochissimo, vi abbiamo detto, dovrebbe uscire anche il governatore Marsilio per riferirci appunto le novità relative a quanto discusso nel corso di questa unità di crisi regionale. E vi diciamo però che c'è una notizia dell'ultima ora che sicuramente farà discutere, magari chiederemo anche qualche notizia in più proprio al governatore Marsilio, che riguarda l'individuazione di una nuova variante di Covid proveniente dall'Egitto. Si tratta della variante C11, che è stata sequenziata e dunque individuata dal laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Chieti, diretto dal direttore Liborio Stupia. Queste varianti provenienti appunto dall'Egitto, questa variante C11 del Covid, è stata individuata su 2 persone della provincia di Chieti che erano andate in Egitto per motivi di lavoro e quindi c'è adesso quest'altra novità, cercheremo anche di saperne qualcosa in più anche alla luce poi di quelli che sono gli ultimi dati e di quello che insomma potrebbe accadere con l'individuazione di questa nuova variante. Però Massimo, Sì. ti restituiamo la linea a questo punto. Tra pochissimo, quando uscirà il governatore Marsilio, riprenderemo la linea, così avremo in diretta delle novità in più. Presidente Marsilio, scusi, quali sono i dati emersi da questa unità di crisi che avete appena concluso? Sono dati sostanzialmente positivi, abbiamo l'indice di replicazione, l'R con T, in ulteriore discesa, scende a 0,78, ora domani l'unità di crisi lo formalizzerà, quindi centesimo più, centesimo meno, significa che c'è un'ulteriore discesa e quindi domani la regione Abruzzo verrà confermata non solo gialla ma anche con molta probabilità a rischio basso, anche perché la percentuale di occupazione di posti letto è in continua diminuzione, comincia ad avvicinarsi verso il 20%, insomma sta intorno al 24, al 23,
quindi c'è, diciamo, una situazione che sta migliorando e siamo da questo punto di vista molto contenti, perché insomma le riaperture, la riapertura della scuola già da qualche settimana, tant'è che gli unici piccoli focolai che stiamo tenendo comunque sotto controllo li troviamo in realtà come Palena, Letto Palena, dove ci sono appunto una situazione scolastica che ha provocato qualche primo focolaio. Per il resto abbiamo verificato che ci sono solo due comuni che sono San Pio delle Camere e Bariciano, nei quali si rende necessario prorogare le misure da zona rossa. Tutti gli altri già da domani possono tornare in gialla, e quindi da questo punto di vista, ripeto, c'è una situazione in miglioramento. Peraltro abbiamo anche buone notizie sul fronte vaccinale. Oggi era una giornata importante perché il commissario Figliolo, il governo ha chiamato tutta l'Italia alla sfida di raggiungere e superare la quota di 500.000 vaccinazioni giornaliere. Per l'Abruzzo bisognava farne 11.000, in questo momento ne abbiamo già fatte 11.300 circa, quindi abbiamo già superato questa soglia e dobbiamo ancora chiudere alcuni punti vaccinali e fare l'ultimo controllo. Quindi l'Abruzzo ha fatto la sua parte e ha contribuito anche con un piccolo margine positivo al raggiungimento di questa soglia importante, che ci dà, diciamo, è la dimostrazione che la macchina funziona, che più vaccini ci danno più riusciamo a farne, e che se anzi ci fosse, come dire, quel piccolo miracolo di una fornitura aggiuntiva e ulteriore, nel giro di pochi giorni siamo in grado di organizzarci per metterli in campo e fare in modo che l'immunizzazione della popolazione possa avvenire nella maniera più rapida possibile. Presidente, scende anche la pressione ospedaliera? Sì, come detto, sta scendendo anche la pressione ospedaliera, sono sempre di meno le persone ricoverate, in alcuni nosocomi si stanno tornando, o almeno si comincia a programmare il ritorno alla normalità di alcuni reparti che erano stati occupati, in gergo tecnico, sporcati, diciamo, dalle malattie infettive. E quindi se questo trend, diciamo, va avanti, diciamo che già dalla prossima settimana avremo alcune ulteriori riaperture di attività mediche ordinarie e un ritorno verso la normalità anche sotto il profilo sanitario. Presidente, può confermare la visita del commissario a giorni? Sì, il 7 maggio verrà il commissario Figliolo insieme all'ingegner Curcio, capo della protezione civile, quindi è una sua, diciamo, visita rutinaria che sta facendo in tutta Italia, e siamo ben lieti di poterlo accogliere e di mostrargli i nostri centri come funzionano. Grazie. Presidente, un'ultima cosa, il laboratorio di genetica molecolare di Chieti ha individuato una nuova variante al Covid, questa cosa può preoccupare, insomma, cosa hanno detto anche gli esperti in tal senso sulle varianti? Ma nulla di particolarmente nuovo da aggiungere, è chiaro, tutte le varianti se ne trovano praticamente ogni giorno di nuove, il virus muta, fa parte della sua natura, dopodiché bisogna vedere se la mutazione, la variante individuata, anche qualitativamente produce maggiore contagio o una maggiore velocità di replicazione, quindi noi facciamo il sequenziamento proprio per questa ragione, per tenere sotto controllo gli effetti di una tipologia di variante rispetto a un'altra, e il fatto anzi che i nostri laboratori siano così capaci in maniera tempestiva di individuare anche situazioni, come dire, rare, inedite, è un indice della capacità, dell'efficacia di questi laboratori e della capacità di stare dietro a queste mutazioni. Anna, ci sei? Anna? Sì, Massimo, scusa, non sapevo se ero ancora in linea. Sì, sempre in diretta. Sì, io ci sono. Queste sono le parole che abbiamo sentito appunto dal governatore Marsilio e insomma, se non hai tu domande da studio, diciamo che la sintesi di tutto è stata già detta dal governatore, per cui potrei anche restituirti la linea qui dall'Aquila insieme a Diego Martelli. Sì, è stato particolarmente chiaro e esaustivo il Presidente della Regione. Volevo solo chiederti velocemente, perché non so se lo ha detto lo stesso Presidente, però Giulianova sembra essere uscita dalla zona rossa a partire da domani.
Sì, sembrerebbe essere uscita dalla zona rossa, perché si è parlato appunto di San Pio, delle Camere e di Barisciano, come sì, me lo conferma anche il collega Fabio Capollo, appunto come unici due comuni della regione Abruzzo che quindi rimangono con queste maggiori restrizioni. Tutte le altre, insomma, da domenica scade, diciamo, l'ordinanza firmata. No, già da domani ritornano praticamente libere da queste maggiori restrizioni. Quindi restano soltanto in sostanza San Pio delle Camere e Barisciano.